revisionarle e eventualmente manutentarle tutte in maniera tale da far sì che possano avere meno spreco di corrente. Ovviamente se Giove Pluvio ci dà una mano riusciamo anche a risparmiare. Se continuerà ad esserci una caduta straordinaria di acqua come in quest'anno e le pompe partiranno spesso, ovviamente il costo della corrente non riusciremo a contenerlo più di tanto. Sono tutte piccole cose che però messe assieme forse ci consentiranno di contenere quelli che sono gli aumenti che lo Stato ci fa quotidianamente aumentando le accise. Perché anche se noi continuiamo a consumare come l'anno precedente, il consumo stesso, l'aumento stesso delle accise ci porta a forare quello che è il bilancio di previsione. E quindi siamo sempre là. Andiamo a sanare i bilanci dello Stato sulle spalle dei comuni. C'era un'altra cosa che lei aveva detto a proposito. No, il centro verde lo lasciamo perdere. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione e l'incentivazione alla ristrutturazione, è vero, noi stiamo cercando in tutti i modi di incentivare questo, però ci sono due cose, c'è una cosa che noi andremo a fare, mi auguro, entro l'anno, cioè se non sarà entro l'anno sarà il primo mese dell'anno prossimo, quindi l'approvazione del primo PI e quindi l'individuazione di tutte quelle aree che sono soggette che danno la possibilità dell'ampliamento della ristrutturazione che i nostri cittadini ci hanno chiesto. In questo senso noi andremo a dare una risposta ai cittadini, ovviamente con l'entrata in vigore del terzo piano casa, con le varie agevolazioni che sono state introdotte dalla legge regionale questa volta e non dalla legge statale. Non so di quanto riusciremo ad implementare il costo degli oneri di urbanizzazione, però al di là di tutto l'impegno principale è quello di dare una risposta ai cittadini. Poi quello che riusciremo a ricavare dall'intervento che i cittadini fanno come oneri di urbanizzazione, ben venga e sarà reinvestito nel territorio. Grazie Assessore, ha chiesto la parola al Sindaco. Solo una breve battuta, poi lascio l'assessore e le altre questioni sollevate dal consigliere Cassarano. Allora, o siamo su un altro pianeta, o lei non segue i lavori del Consiglio Comunale. Quando abbiamo adottato il nostro assessore Susanna ha portato come innovazione, perché era il primo comune della zona che adottava questo termine, ossia la possibilità di avere l'aliquota ridotta ordinaria per la prima casa anche per tutte le unità abitative date in uso gratuito dai padri ai figli o viceversa, comunque in linea retta di primo grado. Questione innovativa per tutto questo territorio, tant'è vero che molti comuni della zona ci hanno copiato. Uno di questi, Michele Basso, Neolo, che ha chiesto copia della nostra delibera per portarla prima dell'assestamento in modo tale da rimodulare i dati di bilancio per questo effetto, perché ovviamente ci sono minori entrate dando un'aliquota ridotta ma un beneficio enorme alle famiglie, e quindi per Musile, ricordo, c'erano circa 350 unità, 350 abitazioni che beneficiavano di questo strumento, ossia l'aliquota ridotta. È il classico esempio dei nostri padri che lasciano il figlio sull'unità abitativa, il primo piano, il secondo piano o comunque sulla seconda casa che è data in uso gratuito. Quindi l'assessore, avevamo dato un elogio all'assessore per aver intuito e aver inserito questa norma che aveva un costo per noi su oltre 60.000 euro, mi pare, per quanto riguarda il bilancio comunale, ma che comunque era una giusta norma per cui abbiamo introitato meno, ma per dare un buon segnale. Ebbene, oggi il consigliere Cassarà ci dice perché non lo fate, allora forse non so se stava riposando in quel momento, ma comunque noi l'abbiamo adottato per primi, l'abbiamo consegnato a Michele Basso, sindaco di Meolo, e oltre danno la beffa, lei di fronte a questa proposta innovativa che oggi ci chiede di fare, ha votato contro. Cioè, quindi questo è proprio il massimo del lavoro del Consiglio Comunale. Si chiede di fare una cosa che ha fatto Meolo, l'abbiamo votato i primi, gliel'abbiamo passata a Meolo e l'hai anche votato contro. Forse veramente poche idee di confusa. Mi fermo solo qua. Permettete un attimo per continuare. In commissione, come è stata discussa la questione,
lei, assessore Pelle, siccome ha detto che la legge è ancora da un po' da definire un po' in subuto, in questo senso qui, aveva detto, no? Che la legge si definiva appunto l'uso di un'altra. Scusate, per tornare in ordine sulle, sulle richieste di intervento che sono pervenute, consigliere Capiotto. Parto dall'ultima questione, solo per precisare una cosa. Noi avevamo chiesto, quando è stato approvato il regolamento sull'IMU, che quella norma relativa alle regolazioni di linea retta con il primo grado tra padre e figlio o quant'altro, fosse, avevamo chiesto, se vi ricordate, il fatto che fosse valutata in funzione del reddito, cioè che non fosse fatto un provvedimento lineare su questo. Cioè, sì, no, io sto dicendo quella che era la posizione del nostro gruppo all'epoca della valutazione. E in più che avevamo chiesto, come avevo chiesto al professor Tamai, di considerare eventuali possibili detrazioni anche per chi aveva soggetti disabili in casa, che era una cosa che mi sembra che fosse possibile farla, perché la normativa apriva uno spazio su questo aspetto, cosa che anche l'assessore Tamai aveva detto che si impegnava a verificare, però ovviamente poi la cosa non è rimasta, è rimasta un attimo che avessimo fermo. Questa era un attimo la posizione, però volevo un attimo riportare la discussione in merito a quello che è l'oggetto della nostra delibera, cioè la assistenza di finanza. Avevo due questioni da chiedere all'assessore. Io leggendo le forze di variazione, vedevo appunto che nella che sull'IMU venivano, non so se ho fatto i conti giusti o se magari mi è sfuggito qualcosa rispetto a quello che è, diciamo, l'impianto dell'IMU. Allora, noi in IMU avevamo stanziato inizialmente 2.132.000 euro in bilancio di previsione, andiamo tra virgolette ad assestare quasi 2.007.000, perché di fatto c'è la prima rata del primo, quindi leggendo anche la relazione si parla di un assestamento pari a quello precedente. Avendo la seconda rata che scade a dicembre, la stessa quota dovrebbe essere, diciamo, il gettito della prima rata dovrebbe essere la seconda rata, quindi 1.003.000 secondo due per la prima rata assestata, 1.003.000 secondo due da due, cioè l'assestamento è già prescritto. Allora, non era chiaro che l'assestamento andrà a poco. Quindi praticamente a questa andava detratta la quota del fondo delle ritardi sui 542.000 euro, però non capivo se per l'aggiunta la quota del fondo di solidarietà comunale, che erano il 1.074.000 o i 9.044.000, cioè non capisco qual è la differenza tra, perché uno viene parlato altri contributi e uno è il fondo di solidarietà. Questa era la prima questione. La seconda domanda che volevo porre era relativamente alla questione copiale, cioè il fatto della mancata autorizzazione alla ditta da parte della provincia su questo caso qui è dovuta a un motivo che, cioè a cosa è dovuto, perché il fatto che appunto non è stata ancora valutata la cosa. Sul discorso manutenzione strade, in parte concordo con quanto è stato detto dall'assessore e dal consigliere Cassarà, cioè sul fatto che noi è tra virgolette ridicolo, dal mio punto di vista, avere a bilancio oggi 200.000 euro per la manutenzione delle strade in assestamento, cioè quindi vuol dire che non si fanno neanche, si vedono così neanche i tetti di delle strade, cioè è una cifra veramente ridicola su questo aspetto qui, che noi oggi dobbiamo garantire per la manutenzione delle strade comunali. E su questo mi riallaccio a un mese fa che abbiamo votato la variazione di bilancio relativamente al punto acceso sui vari lavori, probabilmente era opportuno accedere un mutuo in funzione anche, vista che comunque i dati erano già in itinere, attivarsi per avere un mutuo in maniera da garantire qualche lavoro e qualche messa in sicurezza delle strade, perché ripeto, con 23.000 euro si fa del poco. Vedendo anche tra l'altro che c'è una revisione ulteriore di organizzazione dovuti alla scadenza delle pratiche edilizie che stanno in parte concorrendo, anche se si legge che appunto l'anno prossimo dovrebbe esserci qualcosa in più anche in funzione di un
adeguato a depositato e quindi vengo dalle relazioni della relazione. Ecco, rilassatemi un attimo al discorso, una richiesta nel sentivo dell'assessore Tassico che è in fase di stesura o di definizione del primo piano degli interventi che ricollegandomi al discorso dovrebbe in qualche maniera cercare di dare linfa alla nostra programmazione urbanistica del territorio, e io ho due richieste da fare su questo. Uno, che si possa quantomeno prima avere una commissione una esposizione per valutare quelli che sono, diciamo, lo stato dell'arte dei lavori e quindi di poter eventualmente contribuire su quello che è la redazione del piano, anche per appunto poter, se possibile, dare qualche dritta, qualche informazione, qualche suggerimento. E in secondo luogo mi sento anche, riportando al fatto che aveva detto che è stato approvato già il piano casa, io cioè, è una questione che si contraddicono, nel senso che ci sono comuni che, pur condividendo o meno un PAT o una scelta programmatoria urbanistica di questo aspetto, di questa natura, quindi indipendentemente dal fatto che sia favorevole al PAT redatto o non redatto, ma comunque c'è stata una programmazione urbanistica da parte dell'amministrazione sul territorio, poi arrivano programmazioni urbanistiche perché mascherate da una legge finanziaria, che infatti non è più, perché ormai non è più una legge finanziaria, quella sul piano casa, che indicano dall'alto le scelte che la regione fa senza, diciamo, un confronto con i cittadini o comunque con gli amministratori. E comunque, ecco, io su questo aspetto mi sento un po' soddisfatto nei confronti dell'amministrazione, perché ovviamente arriviamo oggi a cercare di fare una programmazione urbanistica e poi la cosa che può essere rimessa in gioco da un provvedimento di questa natura qua. Quindi su questo si spera che sia meno invasivo e ci siano possibilità di manovra, ma credo che su questo mi sembra sia stato detto di no. Ecco, io su questi due aspetti chiedo tutte e tre informazioni prima poi di fare le valutazioni finali del resto del video. Grazie, nel frattempo aver chiesto la parola del consigliere Bianconi. Sì, volevo chiedere se è stata valutata l'installazione di pannelli fotovoltaici o di solare termico, utilizzando possibilmente, sperando che avanzino, i fondi che potrebbero avanzare dal fondo di organizzazione crediti. Se i fondi della data IP sono esatti, magari possono avanzare 100.000 euro che potrebbero essere investiti per ridurre le spese comunali. Grazie. Grazie. Dalla Regione Susanna. Allora, volevo spiegare un attimo il discorso dell'IMU al consigliere Capiolo. Allora, noi avevamo a bilancio in previsione 2.132.000 euro, che era l'importo che noi pensavamo appunto di incamerare con l'imposta IMU. Successivamente c'è stata l'esenzione prevista della prima casa in terreni agricoli e fabbricati rurali. Allora, abbiamo tolto 780.000 euro che corrispondono ai nostri conteggi relativi a queste esenzioni. Lo Stato ci riversa complessivamente 944.000 euro, quindi per assurdo la differenza tra 780.000 euro, che è quello che noi abbiamo tolto, e 944.000 euro che ci arrivano dallo Stato, quindi 100.000 euro, sembrerebbe in più che noi cameriamo rispetto alle previsioni. In realtà però noi dobbiamo girare allo Stato i 542.000 euro al Fondo di Solidarietà. Quindi di fatto il nostro gettito, cioè tutto quello che deriva da questa operazione, è inferiore rispetto a quello che avevamo previsto di circa 500.000 euro. La mia domanda è perché provo a prendere il. Ah, quella è un'altra cosa. Quello è il Fondo di Solidarietà per altri imposti, non c'entra per l'IMU. Poi per quanto riguarda l'autorizzazione delle copiave, è stata rilasciata in via provvisoria, però non ancora in via definitiva, lì dipende dai tempi della provincia. Cioè, sappiamo che la società più volte è sollecitata, tutti ci sono interessati, però lì sono tempi provinciali che non riusciamo anzi, magari potessimo, perché così di 72.000 euro ci servivano per qualcosa in più. Poi per quanto riguarda farà l'intervento ovviamente l'assessore Persico. Io volevo però far notare ai consiglieri, volevo che dicessero qualcosa sul punto, sui 52.000 euro di riduzione della spesa corrente che abbiamo operato con questo assestamento. Cioè, va bene dire tutte le cose negative e giustamente sono negative,
erano, nel senso di dire se diminuite gli anni di utilizzazione avete fatto qualcosa, per l'illuminazione, però se 52.000 euro di riduzione della spesa corrente, che tra l'altro finora per gli assestamenti che ho visto non è stato operato da alcun ente, direi che magari qualche due paroline si potrebbero anche dire. Grazie, ha chiesto la parola all'assessore Tamai. Sì, grazie Presidente. Volevo rispondere al consigliere Cassarà riguardo il centro medico di competitività, per esempio. Però volevo innanzitutto chiarire che l'anno scolastico, dipendente dall'anno, dal bilancio nostro, il primo bilancio da gennaio a dicembre, l'anno scolastico passa. Purtroppo il centro baby quando è partito aveva abbastanza iscrizioni e quindi si è praticamente è successo quello che ha detto lei, ci sono fatti fare i genitori, la difficoltà, la crisi ha causato tutto. Noi eravamo partiti con 4 insegnanti e abbiamo risultato che abbiamo portato fino a fine anno senza licenziamenti, senza niente, e quindi abbiamo mantenuto anche questo perché non vogliamo creare crisi. Stiamo comunque lavorando, stiamo facendo dei progetti che partiranno qui a gennaio a costo zero, rivolti ai bambini, progetti rivolti ai genitori, abbiamo portato Nati per Legge del Centro Baby proprio per incrementare e per invogliare i genitori a portare i bambini, perché quello non è un posto di babysitter, dove vanno a vedere le scuole, se noi ci teniamo è un problema che è purtroppo, se non mi ero, spesano, quest'anno siamo partiti in modo diverso. In base alle iscrizioni siamo partiti con 3 insegnanti, con 4, quindi sicuramente stiamo monitorando, però non vogliamo togliere quello che è il servizio alla cittadinanza. Poi vorrei dire anche un'altra cosa, sul bilancio abbiamo sentito che abbiamo risparmiato 8.000 euro sui giovani termali. Per me non sono stati risparmiati, è proprio l'indice di questa crisi che fa sì che le persone possano permettersi di andare a un soggiorno e tante altre non possono più permetterselo. Quindi si è arrivati a un unico soggiorno, per noi è una sconfitta, non è un risparmio della cosa. Quindi la domanda li abbiamo messi per comunità. Quindi continueremo comunque a insistere per aiutare quelle famiglie magari un po' più bisognose, perché possano comunque usufruire di questi servizi. Non è un risparmio di 8 euro, ma almeno dietro è solo una sconfitta della crisi. Io avevo chiesto se c'erano dei contributi però da parte statale, da parte delle regioni. I contributi regionali statali non ce ne sono, le regionali ci sono, noi partecipiamo e ogni anno portiamo a casa il contributo. Ci sono, lei basta che guardi, consigliere Casalà, lei basta che guardi i bilanci del centro Berti dove sono elencati le cifre. Noi partecipiamo con le regionali e li portiamo a casa, siamo uno dei comuni che porta a casa. Sì, questo mi fa anche piacere. No, così. Ha chiesto la parola all'assessore Persico. Allora, consigliere Cassarà, per la precisione, lei in commissione aveva chiesto l'abolizione dell'IMU per quanto riguarda la casa data in uso ai figli o ai genitori. E io le ho detto che non si poteva fare, che abbiamo fatto quello che era possibile, cioè parificandola alla prima casa, cioè togliendo parte di quelle tasse. La stessa cosa che è stata fatta a Neuro, perché ripeto ancora una volta, ci hanno chiesto la delibera per revisione. Questo per la precisione di quanto si è detto in commissione. Per quanto riguarda il consigliere Capiotto, in merito al buco di 100.000 euro, ne abbiamo discusso l'altra volta, rimaniamo per l'amor di Dio su due posizioni distinte e l'unica cosa che mi sento di condividere è che effettivamente i soldi che sono rimasti sono pochi e che però da parte mia ci sarà il massimo impegno per poter vedere di reperirne altri in maniera tale da poter fare anche altri interventi su altre zone del territorio. Per quanto riguarda poi il piano del PI, credo che qua risponderà il sindaco sul fatto di portarlo in consiglio comunale, io credo che sarà un passaggio importante, ma qua c'è il sindaco, quindi lo spiegherà lui. Mi sento invece di spendere due parole sul piano casa. Per quanto si è potuto capire, direi
una normativa devastante, ma devastante non solo perché si va ad incrementare da 140 al 150% la costruzione in aree, ma perché la si può spostare. Dopo si tratterà di vedere quali sono le condizioni del resto, ma soprattutto quello che mi fa più paura è la possibilità di derogare dalle distanze dei fabbricati. Là avevamo un decreto legge che imponeva 10 metri tra i fabbricati, siamo arrivati che c'è la possibilità di arrivare a 5 metri. Un condominio alto 13 metri che fronteggia un altro condominio a distanza di 5 metri, io credo che, ecco, ci sono tante cose che non mi trovano d'accordo. Mi trovo d'accordo la possibilità, il limite per casi di derogare, anche se avendo dato ai comuni la possibilità di fare i PI, queste necessità dovevano essere superate. Purtroppo ancora una volta ci troviamo a subire ciò che il legislatore ci impone. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, noi abbiamo preso in considerazione e abbiamo fatto anche degli appalti. Purtroppo da 10 anni non sono più remunerativi e per cui le ditte non partecipano neanche più all'appalto, le ditte esterne, proprio perché le condizioni ovviamente che il comune pone, che sono quelle di dare senza dover intervenire con costi propri, non sono più sostenibili da parte delle ditte private. Se cambierà qualcosa, siamo qua, abbiamo già fatto 2 appalti, faremo il terzo, il quarto, per poter vedere di attrezzarci e di poter dotare i locali pubblici di adeguato servizio. Grazie consigliere Cassarà, è il suo turno. Rilancia. Sì, ragazzi, scusatemi, solo per puntualizzare, ma penso che ormai sia stato chiaro, perché i contributi regionali ci sono, è la risposta alla mia domanda. Poi ho chiesto appunto del contributo che è statale, che ma forse magari va bene, diciamo che la risposta me la dà. Ok, grazie. Passiamo al consigliere Cecilotto. Mi ricordo sempre il presidente di assessamento. Allora, quando ci sono gli equilibri facciamo una discussione di prospettiva rispetto alle decisioni, quindi tecnici, io capisco che è giusto dire che faccio di più, però dobbiamo tenerci a cuore della delibera, è assessamento, un documento tecnico. Quando sarà il consultivo naturalmente ci sarà più spazio, questo parlo per te, che vuole fare un documento tecnico, però discorso. Ripeterci sempre la stessa cosa. Detto questo, l'unica cosa che dico, mi dispiace, ma la relazione delle misure di conti doveva esserci, che non c'è. Io non ho avuto nei tempi e nei modi per discutere. Io sono avuto la revisione della relazione delle misure di tempi dei conti nei tempi dovuti, ma non faccio una questione di conti, questo è un discorso che è coerente con la sistema. Non avendo avuto la relazione dei tempi, ho dato un'occhiata, ma sono solo documenti tecnici, e questo non vuole dire se nella ricetta o meno deliberata, perché io non dirò questo, dico però che la relazione non mi è stata data, me l'ha sottoscritto, ma ieri non è stata pubblicata. E va data nei tempi che si presentano la decisione della delibera. Detto questo, poi lascerò gli altri un ragionamento, stiamo parlando di assestamento. L'assestamento sono cose certe. Io ho sentito l'assessore Susanna ripetere sembrerebbe, farebbe. L'assestamento non ha niente a che vedere con previsione. Io cito solo 2 dati visti dalle relazioni. Un presunto aumento dell'IMU e dell'ICI. L'assestamento cosa c'entra? Perché lei poi mi dice che ha fatto 52.000 euro di spese, nuove spese. Ma quando sono 2,54 di entrata tra i medici in cui non è accertata. L'assestamento cosa serve? Serve a dire oggi c'è questo, faccio l'equilibrio, non posso dire sembrerebbe, farei, ma questo lo dico io, sanno, con tutto gli errori che posso fare, ma l'assestamento mi dice un'altra cosa. Cioè sono stati fatti dei tagli o minori spese sui servizi sociali, un cavallo di battaglia di queste amministrazioni, ma non mi sembra minore
assestamento è un prettamente un atto tecnico in cui si assesta, si verifica il bilancio e si sposta laddove non c'è più il bilancio. Cioè parlare di si prevede 164.000 euro, vado a memoria, di maggiore entrata del libro, 90.000 dell'ICI in assestamento, insomma, tutto si può dire. Poi ci facciamo all'articolo 175 degli enti locali, l'articolo 175 degli enti locali, comma 11, comma 8, lo sapete meglio di me, lei anche deve solo dire, che mi dà oltre a questo. Tanto per dire che insomma si devono dare numeri certi e notizie certe, tutto qua, poi, per carità, io capisco il ruolo della maggioranza, sto cercando di capire anche il ruolo della minoranza, di protezione, però insomma io sto sempre agli atti, alle carte. Se vuole dire 030, che ho parlato prima, insomma è tutta molto importante. Torno solo a dire che per quanto mi riguarda una serie di documenti non è nella giusta direzione di quello che recita l'articolo 165, comma 1, comma 8, che richiamate del testo unico. Questo mi sento di dire. Di fronte a questo io confermo, ma poi sarà anche con l'astensione, non voglio penalizzare come anche sui lavori. Cioè i lavori che si fanno nel 2013 si dice solo, quelli che non si fanno, non si può dire che si fanno i lavori. Cioè andiamo a sentire adesso a dicembre dei lavori in cui poi non li abbiamo neanche iniziati. Cioè, qua, tutto qua è una questione di, io non voglio dire scorrettezza, è una questione di trasparenza, ma come il termine mai abusato. Questo mi sento di dire, ma rispetto a un documento che è un po' vero. Questo non mi sento di dire, sul documento di assestamento mi sembra che abbiamo parlato di tutto fuori da quelle anni. Assessore Susanna. Allora, sì, per quanto riguarda la relazione del revisore, effettivamente è arrivata un po' in ritardo, però io porto a conoscenza di questo consiglio che la nostra revisora ha avuto un problema personale, nel senso che era in gravidanza, ha partorito al 7° mese, la bambina ha anche dei problemi di cultura ricoverata e ha avuto delle difficoltà, anzi va il mio personale augurio, comunque la dottoressa ha rispettato i termini, seppure, poi lo confermerà il... Non è stata inviata la documentazione con la documentazione per quando abbiamo fatto la prima commissione, ma è stata resa disponibile successivamente. Segretario, se vuole intervenire? Non è stata resa possibile. Ieri mattina. Ha fatto quello che ha potuto, è una persona estremamente puntuale, abbiamo cercato di portare pazienza in relazione alla sua condizione che mi sembra comunque una condizione straordinaria. Detto questo, io ringrazio veramente il consigliere Cicilotto che mi ha spiegato cos'è l'assestamento. Faccio presente però che è un assestamento di un bilancio di previsione, non è un bilancio consuntivo, sempre di stime si parla. Non è un bilancio consuntivo, al consuntivo faremo le valutazioni che dirà lei, ma è un assestamento sulla base di stime di quello che abbiamo adesso a disposizione. Faccio presente che oltretutto anche riguardo all'esenzione IMU è cosa di questi giorni, quindi noi abbiamo preso gli importi e li abbiamo moltiplicati per due, ma sempre di stime si parla, non sono dati di stime. Quindi direi che queste osservazioni secondo me devono parlare del sesso degli angeli. Prego, consigliere Carpenedo, si chiede alla segretaria se può farci una copia di questa relazione del giorno dei lavori. Cinque l'ora. Possiamo proseguire con le dichiarazioni di voto?
dalle misure di Conti che abbiamo preso adesso, passando un momento difficile, concordo con il consigliere Sacerdoti che tuttavia il mondo non si ferma, in particolare il mondo non si ferma se succede qualcosa a una alla persona, pertanto è bene provvedere a cercare di fare le operazioni. Tuttavia mi accingo così a fare alcune riflessioni che sono emerse poi dalla lettura dei documenti che avevano avuto dall'amministrazione in occasione delle commissioni per prestare un po' di super consiglio comunale. Ovviamente mi chiederò perché quando poi si parla per uso chiaramente si parla sintesi, ma io così per conto anche della mia formazione mi sono soffermato su alcuni aspetti che riguardano la vita del comune. Per cui questa dichiarazione è anche un po' una riflessione su questa operazione di assestamento del bilancio. La delibera in discussione che ci apprestiamo a votare ci chiede, specialmente oggi, in questo difficile periodo di congiuntura in cui l'Italia, gli enti comunali, le nostre categorie commerciali e produttive hanno attraversato, un grande senso di responsabilità. A mio avviso l'assestamento del bilancio è soprattutto un'istantanea sulla... sulla situazione del nostro comune in ordine alla qualità della vita dei nostri cittadini e rispetto ai servizi erogati e alle sue potenzialità strutturali e produttive rispetto al piano delle opere pubbliche messe in atto dall'amministrazione comunale. Quindi un atto amministrativo, ecco, di assestamento provvisionale che si diceva poco fa e che richiede da parte di tutti un senso di consapevolezza e impegno affinché alla nostra comunità territoriale non vengano a mancare le necessarie risorse e il dovuto sostegno per la realizzazione di una situazione di socio-economica che non manchi di coesione sociale e di solidarietà nei vari ambiti della vita quotidiana del Paese. Pertanto, dopo aver così ascoltato gli interventi dei colleghi consiglieri, credo sia opportuno portare anche noi le nostre riflessioni da quanto si è potuto rilevare dalle varie relazioni. In particolare, per quanto riguarda l'area tecnica, osserviamo anche noi la riduzione di 10.000 euro del gettito relativo agli oneri di organizzazione, segnale che conferma il ristagno dell'attività edificatoria del nostro comune, ristagno che condiziona anche il gettito degli oneri di qualificazione secondaria. A tale riduzione si aggiunge anche l'assenza di entrate di monetizzazione delle aree verdi e al mancato avvio di nuove lottizzazioni. Quello che ci preoccupa non sono tanto i mancati introiti, ma l'impallutamento, scrivo così, dei vari interventi messi in campo in questi anni. Penso al piano casa, di recente approvazione, penso al piano di assetto del territorio, che crediamo e chiedono nuove spinte, nuove motivazioni perché i nostri imprenditori possano attivarsi. Inoltre si deve prendere atto che non sono pervenute le entrate previste per le opere di viabilità sovracomunali, come anche legge della stampa. Quindi dalla puntuale redazione tecnica si evince il mancato introito di 72.000 euro da parte di Ecopiave per la manutenzione della zona artigianale, alla quale l'assessore poco fa ha risposto che quindi non c'è. A fronte di queste triste quadro economico si richiamano alcune entrate provenienti dall'alienazione di alcuni beni immobili comunali, dei quali va spicco, e su questa facevamo un po' di battuta nel precedente Consiglio Comunale, ma spicco la svendita dell'ex scuola elementare di Salsi, un edificio che ha visto la formazione umana e culturale di tutti i nostri cittadini. Lo abbiamo già stabilito, ma va ribadito che le entrate provenienti da questa gestione debbano ritornare interamente alla zona di Salsi. In riferimento all'attività del nostro comando di polizia locale è rassicurante osservare che sono sostanzialmente confermate le divisioni e che vi sia addirittura una nuova entrata proveniente da sanzioni amministrative per violazione del codice stradale.
Ritengo questo un buon segnale di maggior presenza della polizia locale nel territorio e auspico che questo rientri un quadro che colleghi sia la vigilanza e la sicurezza della cittadinanza con un aspetto educativo rispetto alle norme, senza scadere però in poche criticanti forme vessatorie. Inoltre, dall'analisi della relazione amministrativa, di alcuni esperti, sottolinea una minore spesa pari di 6.000 euro per contenziosi, ma ci impescerisce il fatto che vi siano alcune ancora 15 cause pendenti e si scrive alcune di queste particolarmente complesse e onerose per ora rinviate dall'autorità giudiziaria. Inoltre si rileva una minor spesa pari a 5.000 euro delle quote di segreteria che questo viene assicurante. Ma ciò che mi preoccupa, ci preoccupa, è che emerge e fa molto riflettere solo la minore entrata di 20.000 euro dovuta al caro di iscrizione si dice al centro derby, che credo, poco fa l'assessore ne ha parlato, ha bisogno effettivamente di una approfondita valutazione, che non possiamo licenziare dicendo è un momento di crisi, quindi tutto quanto quello che va male è dovuto alla crisi. Cioè, credo che proprio se questo è un momento di crisi chieda un intervento fattivo dell'amministrazione per correggere e approntare modifiche. E poi un insieme di integrazioni ai capitoli relativi ai servizi e agli eventi culturali mescolati tra iniziative concomitanti con la costruzione del centro culturale del Senesica e con attività per le natalizie, non si capisce bene quale delle due direzioni.